Buonasera, lunedì 19 ottobre 2015, Fabrizio Micò Show, settima stagione, 14ª puntata, come ricordato nel post del Bubino Blog by Night, ideato da Giuseppe Boracino. Buonasera a tutti. Che finalmente si è rimesso in forma, quindi questa sera sarà anche più partecipe, non che non lo sia stato anche nelle tre puntate della scorsa settimana, ma come sempre il nostro simpatico Saro Zappalà. Buonasera a tutti, buonasera alla community del Bubino Blog e un abbraccio speciale a Bubino e a Nazzani. Bubino che la scorsa settimana nella puntata delle cronache bubiniane extra ci ha deliziato con la sua presenza, sembrava, lo abbiamo reso come il Papa e ci scusi veramente tanto per quello che, per lo scempio che ho combinato, e stavolta me ne assumo io le responsabilità che io ho avuto l'idea, quindi stavolta me la prendo tutta e me la porto a casa. Pechino Express Live, ma in realtà è soltanto un pretesto per poi parlare anche di tanti altri argomenti. Dimmi Giuseppe. Perché io il muto sulle Iene. Quindi, appunto, quindi è soltanto un pretesto poi per diremo quello che succederà nella puntata di Pechino Express, ma poi ci sono tante notizie che commenteremo, perché in questi giorni dove l'Auditelgate ha bloccato tutti i dati, non ci sono dati da commentare. In compenso ne escono un po' di qua, un po' di là, ma non sappiamo quanto sono attendibili, quindi... Tra un po' andranno a ripescare la zingara per camuffare i dati e renderli pubblici, visto che tra Peggenti, Visioni, Mister e Mister X qualunque non si capisce più una mazza. Ma io onestamente non credo a nessuno, io già non credo ai Veggenti, quelli che dicono portino fortuna eccetera, figurati se credo ai Veggenti dell'Auditel. Io attendo il 28 ottobre quando ritorneranno ad uscire i dati retti e corretti, questo sia abbastanza chiaro. Certo, se per disgraziata sorte dovessimo vedere Sabato In sfanculato al terzo sabato di sabato, l'ultimo quanto avevamo? 17, no? 17, 24, il 31 non dovesse andare in onda Sabato In, io lì qualche domanda comincerei a farmela. Sì, perché comunque Fabrizio ha letto... Mi sa che ha il telefono il nostro Saro. Non sono al computer, caro. Ma ti sei avvicinato tantissimo al microfono, perché ti abbiamo sentito limpidissimo. No, è partito una serata. Infatti. Una serata. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa. Ho letto la recensione del Bubino Blog su Sabato In ed è una raffazzonatura tra Uno Mattino in Famiglia, i programmi di Rai 5 di Rai Storia, appunto, come dicevo ieri. Si sapeva, io l'ho detto fin dall'inizio, anzi credo che nella community di Bubino Blog sia stato l'unico che ha dato qualche anticipazione, si è informato su questo programmucciolo, se così vogliamo definirlo, visto che sin da subito si è detto che sarebbe stato un varietà culturale, e già questo la dice lunga, però perlomeno hanno seguito una loro linea. Questo gli va dato atto. Ma poi va detto anche una cosa, ormai è chiara una cosa del sabato pomeriggio di Rai 1. Ormai quella fascia per Rai 1, se perdono o se vincono, a loro non gli interessa più nulla. Perché appunto, onestamente sono tutte produzioni, produzioni o comunque anche legami, che sono tutti programmi che non fanno ascolto. A loro interessa... Meglio di niente, c'è un programma comunque... spin-off di un altro format di grande successo, inspiegabile da parte mia, anche perché vederlo trainato da legami non è, diciamo, non giustifica tanto l'operazione, quindi si vede sin da quella cosa che non ci credono più di tanto. È stato messo lì, se va bene è bene,
se non va bene, amen, guardia comunque tutti i suoi format di successo ancora inspiegabili che vanno avanti da oltre 20 anni. Ovviamente però va detta anche una cosa, che su Uno Mattina in Famiglia e su Sabato In Guardi ha poca voce in capitolo, perché il regista è Marco Aprea. Anzi, mi pare che non compaia nemmeno tra i titoli di coda Michele Guardi, quindi proprio non è nemmeno tra gli autori. No, è tra gli autori sia di Sabato In che di Uno Mattina in Famiglia. In Sabato In non doveva neanche prendere parte, bensì lasciare solamente il lascia passare ai due conduttori, visto che fanno parte comunque dei suoi volti, e quindi neanche rientrare nella squadra autoriale. Poi, come si è visto anche dal sito ufficiale della trasmissione, per quei pochi che sono andati a visitarlo, c'è anche il suo nome. Sì, sì, ma va detto, loro ci hanno provato. È una trasmissione, permettetemi il termine, anni 80, nel senso di daytime di Rai 1, che all'epoca mandava in onda i programmi del Dipartimento Scuola Educazione al pomeriggio, oppure Spazio Libero, quindi erano programmi che proprio di commerciale non avevano nulla. Ci sta, perché Rai 1, lo ricordiamo sempre, la Rai in teoria, molto in teoria, non dovrebbe inseguire la TV commerciale nei contenuti. Dall'altro però capiamo anche che a questo punto il sabato pomeriggio per loro è un capitolo chiuso. Saro? No, io volevo dire solamente questo, che Uno Mattino in Famiglia io lo seguo al sabato mattina e lo trovo di tutto un altro genere. Sabato In, letto solamente dalla recensione, è un'ora e un quarto di un'insalata mista di tutto, cioè è tutto e non è nulla. Poi tra l'altro devo dire anche quel leggero stridore che si sente quando poi in un programma ti mettono la lirica oppure il recitar cantando in genere, comunque argomenti molto elevati, e poi come jingle ti piazzano la parte svedese di O ti aspetto di Marco Mengoni. Già lì capisci che c'è qualcosa che non quadra nella confezione della trasmissione. Hanno sbagliato un po' di cose, nel senso, se devi proporre un programma che comunque ha una base culturale, ha una base anche di talk, Marco Mengoni c'entra molto poco. Metti un jingle un po' più neutro e fai prima. Ma questi sono piccoli dettagli che lasciano, piccoli consigli che lasciano un po' il tempo che trovano. Per voler fare e rendere a modo loro il programma giovane, ovvero l'inserimento dei ragazzi, immagine come comparse che seguono, fanno finta di seguire, accade in Cassazione con quella persona che sembra Silvan di Pupino in più, è qualcosa che vuole appunto rendere tutto più giovane, sforzandosi di farlo, ma comunque camuffando la cosa, ma in realtà il programma in sé è vecchio e va bene, quindi ognuno, diciamo, è a posto, pace fatta a tutti. Sì, poi tu dici, non ti spieghi i successi di In Famiglia. Uno Mattina in Famiglia ovviamente fa successo perché non c'è altro altrove, quindi ovviamente è per mancanza di concorrenza. Io ad esempio sabato mattina ho visto Canale 5 mandavano un documentario sulla fine del sole, per farti capire che poi Canale 5 il sabato mattina ci potrebbe mettere anche forse, Formula 5. Forse era una metafora autobiografica. Ah beh, c'hai ragione, perché considerando come sta Canale 5 in questo periodo, hai proprio ragione, non c'ha niente Canale 5. Cioè io vedo ad esempio la programmazione di Mediaset Extra, che normalmente ritrasmette i programmi degli ultimi giorni, o tutti i programmi di Italia 1 ritrasmette. È una cosa pazzesca, è al limite dell'inquietante. Vabbè che Tu sì che Vales si sa che poi viene trasmesso a marzo per andare contro Italia's Got Talent, però il Grande Fratello ad esempio lo mandano sulla 5, per dirne una. Comunque c'è Robert a cui io chiedo nuovamente di non fare domande perché lui senza domande non sa stare, come Henrik 81 con la grammatica non sa stare insieme. Robert ci scrive: alla prima puntata di Sabato In c'era l'ospite, la modella venezuelana Mariana Rodriguez, che credo Fabrizio faccia molto sangue, la nuova starlette dell'agenzia di Paola Benegas, che anni fa lanciò l'Argentina Belen, ma non ce ne frega più di una beata minchia. Però
Un saluto a Giugor e ai suoi ascoltatori, ma l'altro che parla con Giugor sta al telefono, si sente poco e male, oppure è un problema delle mie cuffie. Boh, non capisco, non so chi sia tra i due l'altro, forse quello Credo che Saro. Credo Saro perché io non mi posso sentire male. era presente forse nell'altro programma, non lo so. Comunque, ciao Robert, ciao. E comunque, Ciao Mariana Rodriguez mi pare che abbia partecipato l'anno scorso a Pechino Express. Dopo vado a fare una googolata dopo la canzone. Piuttosto, Robert. E non parlando. solo googolata, oppure se per googolata intendiamo. No, no, non quello, Giuseppe. Non quello, Giuseppe, stai tranquillo. Intanto a Pechino Express prosegue la gara. Ospite, guest di questo appuntamento. Fabrizio Amico Show 7 sabato in live, ma quello Esatto, cioè, hai ragione anche su questo, no? Ma giusto perché dobbiamo fare Pechino Express Live, ma lo ricordiamo, poi questa è la puntata del lunedì, quindi poi di tutto un po', è un bel minestrone come lo è sabato in. Ricerca dei passaggi, ospite di questo appuntamento è Gigi Mastrangelo, ex pallavolista, campione del mondo, campione europeo, bronzo olimpico nel 2004, insomma, tutto un autentico palmarès. Nonostante ci sia stata anche la prova vantaggio, Gigi Mastrangelo è ancora in coppia con gli artisti, ovvero la coppia composta da Paola Barale e Pietro Filoni. Si sta ricercando un passaggio, presumo, verso il lago Titicaca. Sì, meta molto gettonata ai tempi di tira e molla per fare le solite battutine da 2 soldi sul fatto che il canarino andasse a cagare in un lago. Detta questa battuta squallida, brano musicale. Giusto per vedere sempre l'effetto che fa ascoltare una canzone prettamente estiva come il mismo Sol di Alvaro Soler nel mese di ottobre, diciamo, l'effetto è quello di una profonda nostalgia, almeno da parte del sottoscritto. Mister X. Where is she, Serena? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip. Allora, il nostro Mister X mi dice che il nostro Saro è al telefono con l'amante e ha i documenti esclusivi che provano questa bella situazione, li manderà prossimamente su questi schermi, quali che non li abbiamo, e poi propone un bel Jubor and Friends il sabato mattina, non credo su Canale 5 al posto dei documentari sulla fine del sole. Non so se ironico o meno, ma l'idea mi gusta. Probabilmente stiamo avendo una riappacificazione con Mister X. Dopo averlo salutato all'interno dell'ultimo appuntamento di The Vintage Box, ci doveva qualcosa di buono. Ah sì, ogni tanto che diciamo porge l'altra guancia il nostro Mister X e si trasforma nel fato benevolo, ma Diciamo non ti fare che troppe illusioni, Giuseppe. in questo caso due schiaffi non ne rideva nessuno, Infatti, di solito gliene daresti anche quattro.
poi dice: ah, tra l'altro, solo se mi fai partecipare gli piace queste, diventa buono. Dico, se fanno Jumper in Friends alla domenica, al sabato mattina su canale 5, lui diventa buono, ma solo se lo fai partecipare. Sì, come fosse fuori campo. È tanto. Cioè, c'è gente che la voce fuori campo non la sa fare, vedi il trio Medusa. Come quella specie di steward che accompagnava la gente nei bagni. Dove? Il pubblico lì presente che non sa dove dirigersi per andare al cesso e ci sono quelle persone che dicono fai. Ah, sì, e poi per quel motivo allungano tanto le pubblicità con promo inutili, perché poi la gente non sa dove ritornare, perché si perde nei labirinti degli stadi, degli studi. E riaprono i carceri appena mandavo il nero. E praticamente è un esodo quello che accade. E appunto per quello allungano le pubblicità. Anzi, ora hanno messo le promozioni integrate da qualche anno. E la gente deve cogliere l'occasione proprio per un blocco lungo, per poter andare a fare i propri bisogni. E beh, quei 90 secondi sono fondamentali. A proposito di festival, è uscito il regolamento del Festival di Sanremo, che ovviamente è identico rispetto a quello dello scorso anno. Unica differenza è che i campioni in gara saranno 18 anziché 20, e quindi nella prima e nella seconda serata, anziché 10 cantanti a serata, ce ne saranno 9. E ci sarà un ripescaggio? Sì, esattamente, perché delle 5 ovviamente ne rimarranno 13 che andranno in finale. La finale sarà 14, quindi le ultime 5 si giocheranno l'ultimo posto disponibile. Evidentemente credo l'eliminazione, quindi nella quarta serata invece saranno chiamati a votare la giuria demoscopica, che varrà il 30%, giuria esperti 30% e pubblico da casa, che avrà la parte del leone, con il 40%. Verrà resa nota una classifica che sarà la media ponderata tra la classifica della quarta serata e la classifica delle prime due serate. Le prime 13 canzoni andranno in finale e le ultime 5 si giocheranno il ripescaggio. Il problema è che a questo punto il ripescaggio si protrarrebbe alle 3 di notte, perché c'è anche la finale della categoria giovani, che sarà come lo scorso anno, semifinale in access e finale intorno alle 11, 11 e mezza. Quindi io lì comincio ad avere i miei timori. Sul commento di Robert che risponde: ciao anche a te, a Saro, oltre che a Jubor. Non ho capito che c'entra il paragone tra me ed Henrik, perché mi ero distratto. Comunque, ecco un aiutino per Jubor su Mariana Rodriguez, un po' tutta la biografia, che ti consiglio di leggere dopo in separata sede. Ciao Robert, non ti preoccupare, non è successo nulla, non ho detto nulla contro di te. No, infatti, abbiamo solo fatto un paragone nello stile più che altro, ma non la prenderà male. È tutto finito. Esattamente, ma mi è giunta una notizia che direi che mi fa accapponare la pelle e dir poco, perché panzana più grossa non l'ho mai sentita. Me l'hanno passata i miei amici di 123.com, che saluto tutti indistintamente. Insieme con Carlo Conti ci sarà come conduttrice Vanessa Incontrada, quindi rivediamo la coppia storica dei Wind Music Awards by Rai. Esattamente, cioè quest'anno Conti vuole floppare. Lo diciamo, quest'anno io non lo do a più del 40%. Se floppa, arriverà la batosta più grande della sua carriera e inizierà il suo declino. Qui lo dico e qui non lo nego. No, ma assolutamente, per me si cominceranno a chiudere molte porte a Conti se fallisce sto Sanremo. Lo dico con. E soprattutto Amadeus potrebbe diventare il conduttore di punta di Rai 1. C'è sta possibilità, mi ha tolto le parole di bocca su chi potrebbe essere il suo sostituto. Effettivamente l'unico sarebbe Amadeus, visto che anche Frizzi, altro volto Rai di Rai 1, è ormai sul viale del tramonto anche lui. Appunto. Diciamo, sarà uno dei prossimi protagonisti del secondo atto dei flop di The Vintage Box, con un flop che non appartiene però alla sua carriera da uomo Miss Italia. Esatto, però un format che ha sempre a che fare con le donne, mettiamola no, un po' così. Ha sempre a che fare con l'amore, sempre con quel per tutta la vita, con queste coppie, e basta. Però pure lui poteva cambiare. Dico io, vai a canale 5, sbatti la porta.
del noce e mi fai una roba simile. Poi e infatti poi per quello l'ha pagata stando tanti anni a condurre il mattino a Rai 3, Frizzi. Ma questo ne discuteremo nella puntata di The Vintage Box del 27. Anche se hai qualcosa da dire a Frizzi, qua è tutto aperto. Anche perché qui ricordiamo il Pechino Express Live, eh? Esatto, ricordiamolo sempre. E anche il compleanno della signora Domenica. Sperate. E sicuramente. Ah, si auguri! Auguri signora Domenica! Sicuramente tu non hai l'esclusiva per nominarla. Sicuramente tu stai guardando Canale 5, caro. No, io sto guardando Rai 1. Oggi Rai 1! Notizia, però l'unico sceneggiato sul 2 mi pare di capire è Saro. Se Mister X non si aggiunge. No, se sì, Saro non sta vedendo Rai 2. La sto vedendo io, Giuseppe, Rai 2. No, infatti parlavo di te. Lui è su Montalbano, che ovviamente è un corregionale, quindi la signora Domenica può... Comunque, a proposito di corregionali di Saro, pare che il terzo conduttore di Sanremo 2016 sarà Fiorello, Rosario Fiorello. Questo mi stanno passando, non si capisce chi ha dato sta fonte, se Giuscandela non è credibile, o se anche It non è nemmeno credibile lui. Io non lo so, mi arriva la notizia che il terzo conduttore di Sanremo potrebbe essere Fiorello. Non prendetela per buona. Al massimo può far parte del cast per una sera, per un'ospitata, per un monologo suo, dove arriva lì e imperversa su tutto e tutto. Ma per il resto, ovviamente, l'abbiamo sempre detto, lui in primis si sa che come conduttore è una persona che non ci sa fare. Anche se nel contesto in cui lo vedremo sempre rifacendoci a The Vintage Box, riuscirà a superare pienamente la prova. Ma si dice, scusa Giuseppe, si dice che Conti lo abbia convinto girando gli spot della Wind. Questo mi arriva, io lo sto leggendo sul mio WhatsApp, quindi prendete per buono. È probabile, perché per 5 serate sì, non è che ti va via come il pane il nostro Rosario Fiorello. Ci vanno anche in perdita con Fiorello, visto che l'ultima volta non mi sono andati, diciamo, molto bene con la ex Sipra. E voglio proprio vedere, con il compreso flop di Conti, se ovviamente c'è Fiorello anche per una sola sera, le cose potrebbero aggiustarsi. Se non ha floppato Morandi con Celentano, perché dovrebbe floppare Conti con Fiorello a questo punto? Vabbè che non ci ritornano, perché se non arriva al 40 Conti, figurati se rientrano nelle spese normalmente, quindi... Quando fate lo spazzino dei bagni della Rai? Sì. Where is she, babe, Serena? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Quel bell'uomo del nostro Mister X mi scrive: io proporrei una bella edizione di Sanremo sulla scia dell'edizione dei figli di, magari per il trentennale dell'edizione dei figli di, con me, Fabrizio, Giuseppe e Saro. Saro va a letto acconciata ogni sera diversamente. Facciamo i picchi. Ma non i figli di qualcuno, i figli del mestiere più vecchio del mondo. C'è un commento di... Cioè? Fare tutto l'anno il preserale di Rai 1 al posto di Conti. Saro, il suo ospite, si sente poco. Devo dire che sta capendo tutto il nostro Robert, soprattutto i nostri nomi. Non so chi sia l'ospite di Saro, sinceramente. Ma infatti... Ma non penso. Ma comunque Amadeus, per sintetizzare, sarebbe il conduttore prezzemolino, quindi quello che si prenderebbe una voce per Padre Pio, Wind Music Awards, eccetera. Esatto. Saro, che c'è da dire? Io dovrei dire una parola a Carlo Conti. Dovrei dire una cosa a Carlo Conti. A Pitta Vedo, devo dire. Mio piccolo pasticcino. Allora, dire questo.
a Carlo Conti. Ma secondo te, mettendola incontrata lì, non si ha un attimo di déjà vu dei Wind Music Awards? Non è che la gente si confonde in automatico, tu il 40 lo vedi col binocolo? L'abbiamo già detto in apertura di intervento, Saro. Grandissimo, Saro, perché ovviamente non gli sfugge mai nulla. Ma infatti, sempre sul pezzo. Morti, perché se volete di tempi morti, venite in Signora Domenica ogni domenica e troverete me e Saro che non riusciamo a colloquiare, perché uno è a terra e uno è a Marte, praticamente. Ma l'importante è non avere morto, un'altra cosa, ricordatelo. Brano musicale. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Coldplay con Sky Full of Stars all'interno di questo appuntamento con Fabrizio Micoscio, settima stagione, lunedì, quattordicesima puntata. Ve lo ricordiamo, laddove non lo sapeste, che andiamo in onda lunedì, martedì e mercoledì più o meno intorno alle 22:15. Ho visto qualche foto di Mariana Rodriguez e devo dire che ha degli occhi stupendi. Adesso si chiamano occhi. Non mi ricordo perché sto ridendo a crepapelle con la diretta web di Giugo Resciaro. E chi è la terza voce? Scusate che esisto. Si conferma la tesi che gli utenti hanno molta considerazione di te. Infatti hai perfettamente ragione. Io non lascio traccia come pioggia sulla neve. E infatti, scrive Mr. X, come ride Saro. Comunque scusatemi, sono Fabrizio Micoscio. Fabrizio Micoscio addirittura. Non è tutto dato di anagrafe. Infatti, sono Fabrizio Micò in arte Fibri e 29/11/91 Reggio Calabria 890:30. Mi scappa l'urina. Ecco, avete capito come in un attimo possiamo mandare in vacca una puntata stupenda per colpa della mia idiozia. Quello è il problema, perché non hanno colpa Giuseppe e Saro, non hanno alcuna colpa, almeno. Cerchiamo di ritornare seri. Asciugati le lacrime perché non hai vinto. Infatti, l'ho vinta, ma proprio se scaravoltano la classifica al contrario. Ringrazio Giuseppe Baraccino. Arrivederci. Ringrazio Sara Zappalà. Arrivederci domani alle 22:15, non mancate. Ringrazio quel bell'uomo del nostro Mr. X. Noi ci sentiamo domani sera alle 22:15. Hasta nuevo. In a brand new styling, just check out and move your body. One in a million, girl, them look good. Them look good like city from Bollywood. And we dance for the rhythm.